Punto Evo è stata lanciata ormai un anno fa al Salone di Francoforte e a distanza di un anno le novità che abbiamo introdotto in gamma sono svariate. Abbiamo cominciato con l'introduzione della nuova gamma motori multi-air che erano in grado di garantire enormi incrementi di prestazioni ma al tempo stesso grandi riduzioni di consumi. Siamo poi passati all'introduzione del motore che oggi equipaggia questa vettura, che è il motore EcoDiesel, disponibile sulla Punto Evo in Europa ormai dal mese di maggio. E pensate che nei mercati dove è già stato lanciato, come ad esempio l'Olanda, il modello Punto Evo è in grado di esprimere performance di vendite addirittura 5 volte superiori a quanto il modello precedente lo scorso anno faceva. Questo grazie anche alla dimostrazione che Fiat continua ad investire ogni giorno sempre di più nel rispetto dell'ambiente, fornendo tecnologie disponibili oggi per i nostri clienti e non promettendo di darle nel giro di un anno. Quello che oggi è sul salone, sullo stand Fiat al Salone di Parigi, è quello che oggi il cliente troverà sempre nei saloni dei nostri concessionari. Quindi qualunque cosa voi vediate oggi su questo stand lo potete trovare oggi stesso in vendita in tutti quanti i mercati europei. Le evoluzioni della gamma continuano, non si fermano qui. Abbiamo appena rinnovato l'intera gamma motori. Oggi Punto Evo è infatti l'unica vettura della sua categoria che è in grado di offrire tutti i motori Euro 5 che sono equipaggiati con il dispositivo stop and start di serie. Un impegno di nuovo sicuro e immediato e tangibile nei confronti del rispetto dell'ambiente, perché nell'utilizzo di tutti i giorni in una città trafficata come la città di Parigi può portare a risparmi energetici, risparmi di carburanti superiori al 15%, quando le normali condizioni di utilizzo ci tengono bloccati per molto più di quanto ne vorremmo alla guida della nostra vettura. In futuro verrà anche lanciata nel giro di ormai poche settimane la nuova gamma motori Euro 5 GPL ad alimentazione alternativa, quindi non convenzionale solo a benzina ma a doppia alimentazione benzina e GPL, e verrà lanciata per la prima volta nel mercato francese, mercato dove fin d'ora Fiat non era presente con motorizzazioni B-Fuel. Questo motore garantirà un risparmio energetico notevole. Sappiamo tutti che la carica di anidride carbonica, forse tutti non lo sanno, la carica di anidride carbonica del diesel è più bassa di quella del benzina, quindi questo motore emetterà 115 grammi di CO2, però non emetterà tanti altri inquinanti come il particolato, che invece sono ottenibili da altri motori. Quindi anch'esso un motore rispettoso dell'ambiente, e non sarà infatti un caso che il governo francese ha deciso di dare a questa vettura, per le sue doti di compatibilità con l'ambiente, un incentivo di ben 2.000 euro. E questo qui lo troveranno tutti quanti i nostri acquirenti in Francia, direttamente tolto dal prezzo di vendita della vettura, perché la vettura appunto si qualifica per il maggior incentivo governativo. Questo ed altre novità continueranno a tenere attiva e sempre più aggiornata la gamma Punto, che continua, proprio come il suo nome, ad evolversi ogni giorno sempre di più per rispettare sempre di più l'ambiente e per migliorare e rendere sempre più divertente la guida, che è stato uno degli elementi del DNA del modello che dal giorno del lancio, ormai dal 2005 fino ad oggi, a 5 anni da questa parte, hanno sempre garantito che la vettura fosse l'auto che rappresenta in Europa il marchio Fiat.